start. 2, 1, boost ignition and liftoff. Ciao a tutti e bentornati ancora una volta su Indie Gameplay Ita. Oggi siamo su Oxygen, un gioco che è uscito il 7 di aprile di quest'anno e costa 14,79€. Inizio a dirvi subito che vale questi soldi, assolutissimamente sì. E l'esperienza che voglio portarvi con questo video è quella classica che io pubblicizzo sempre, della seduta con me sul divano, insomma, un amico che viene a casa. E vi faccio vedere il nuovo gioco che ho acquistato. Il gioco merita davvero molto e non vi farò vedere una nuova partita. Ci ho pensato un po', ma ho detto vi faccio vedere i tutorial. Perché? Perché vi danno un'idea di quello che il gioco può offrire e magari vi sorprenderanno così come hanno sorpreso me. Il gioco è ambientato sulla Terra in una situazione non troppo bella, una catastrofe naturale, dove i vulcani, il tutorial, insomma il video iniziale spiega anche come si chiamano, sono dei vulcani che creano delle crepe sul terreno e poi sgorga la lava e tutto si distrugge. L'ossigeno è stato ridotto tantissimo a causa delle nubi tossiche di questi vulcani, di questi crateri, e quindi il gioco si chiama Oxygen, è tutto basato sulla generazione dell'ossigeno. Infatti la popolazione vive, costruisce delle case, vive però con delle tute addosso con l'ossigeno. Vi faccio vedere tutti i tutorial, non durerà tantissimo l'esperienza, ma ve la faccio vedere. Ora, vi spiego io. Ci si muove con WASD, io ho abilitato anche, ma non funziona, lo scorrimento laterale. Il gioco in italiano è tradotto anche bene, devo dire. Si ingrandisce, si allontana e si può ruotare la visuale. Ora ci troviamo davanti al centro dell'ossigeno e vi spiego io. Il centro dell'ossigeno, adesso metto in pausa, praticamente ci viene mostrato, adesso scusate, ma ecco, vedete qua, c'è il consumo totale. Questo è l'edificio dove la gente vive. Si rifornisce di ossigeno con le proprie bombole e ci viene mostrato anche tutto il consumo. Noi al momento dobbiamo generare energia elettrica per alimentare questo generatore di ossigeno, centro di ossigeno, e per farlo, in attesa di utilizzare delle risorse più, diciamo, eco, green, dobbiamo usare il carbone. E quindi per farlo, qua possiamo vedere che tutte le risorse appunto vengono mostrate qua. Al momento non abbiamo impianti di accumulo, abbiamo solo il carbone, ci dobbiamo concentrare sul carbone, e per il carbone esistono i giacimenti di carbone, i depositi di carbone, ma in questo caso usiamo il raccoglitore dove noi andiamo con la nostra popolazione, che è composta da svariate persone, bambini, anziani, adulti. Tutti i lavoratori possono essere assegnati a un edificio, quelli che non vengono assegnati a nessun edificio, questa è una meccanica già vista, diventano dei costruttori in automatico. Dobbiamo assegnarne 3, quindi in questo caso abbiamo assegnato 3 coloni il compito di andare a raccogliere. Qua vediamo che tutte le popolazioni, tutta la popolazione viene mostrata qua con tutti i lavoratori che abbiamo assegnato. Infatti adesso in questo caso stanno andando qui e diventano dei raccoglitori. Ci viene mostrato un albero, ma l'albero è un'altra cosa che vedremo più avanti, perché abbiamo modo anche di rimettere in piedi delle cose tipo gli alberi, andare a bagnarli e favorire la ripresa del nostro mondo. Qua ci sono tutti gli edifici, metto in pausa e vi faccio vedere, perché abbiamo gli alloggi, che ce ne sono di vari tipi, c'è anche la ricerca, andremo a vedere anche quella. Abbiamo gli edifici con la mensa, il molo da pesca, la serra, la cucina, la stazione di scatolamento, un po' là sulla outer space, dove scatoliamo il pesce, l'allevamento ittico, il purificatore d'acqua, dissalatore, il pozzo d'acqua, il raccoglitore. Le risorse invece sono il magazzino, il deposito, lavorazione carbone, metalli, la cava, il ferramenta, officina ingranaggi, mattonificio, officina Kevlar, raccoglitore di plastica. Vi faccio vedere tutto ormai, magazzino, i grandi depositi, insomma questi, scusate, ve l'ho già fatto vedere, l'energia, la batteria grande, estrattore di gas sottomarino, turbina d'acqua, pannello solare, turbina a vento, centrale elettrica a moto ondoso. Tecnologia molto interessante, c'è il centro di ricerca, vedremo anche quello dopo. Ogni edificio ha un tot di pietra, metallo o plastica richiesti come requisiti.
istituto molo sottomarino, che è molto importante perché i coloni possono arrivare, ma possono arrivare anche via sottomarino, perché sulla Terra ormai non si vive quasi più perché manca ossigeno, quindi in questo caso si va a viaggiare su sottomarini, e il molo sottomarino ci serve anche a questo. Torre di segnalazione radar lo vedremo dopo, molo commerciale, stazione meteo, insomma di cose da fare, di comunità, perché dobbiamo tenere anche il voto di fiducia della gente prima che lo se ne vadano, e quindi dobbiamo andare a creargli un tempio per un culto, la stazione medica, l'ospedale, le scuole, il cimitero, l'area dei giochi per bambini e così via. Ci sono decorazioni, alberi e poi strade. Ora andiamo a costruire il purificatore d'acqua. Scusate, mi faccio prendere. Possiamo andare anche un pochino più veloce, così acceleriamo. Vedete che questi che sono vestiti come dei Power Ranger o quelli di Power Wash, sono tutti cittadini che non hanno una casa e vivono all'aria aperta, quindi hanno la loro bombola d'ossigeno, con le loro statistiche, sono veramente tante. Il loro livello di ossigeno, quando si scarica la bombola, vanno qua e se la caricano. Andiamo ad assegnare 3 persone al purificatore d'acqua. In questo caso, ora iniziamo anche il molo da pesca, così abbiamo la produzione d'acqua e la produzione di pesca. Qua intanto vedete che abbiamo assegnato al purificatore d'acqua 3 persone. E poi li assegneremo anche al molo da pesca. Infatti adesso metto in pausa e li assegno. Vengono assegnati o da qui o direttamente dall'edificio. Ora si costruisce la mensa, ci dice dove metterli, poi in realtà nella nostra partita faremo come meglio crediamo. Vi spiego già che ci sono questi edifici qui, queste icone qui, che praticamente nel giro di poco tempo, quando scade questo timer sopra o la barra all'anello intorno, qualsiasi edificio ci sia costruito vicino implode. Quindi noi dobbiamo essere veloci a piazzarci sopra un estrattore di gas per impedire l'esplosione di quel cratere, o se no perderemo l'edificio. Escono casualmente nel mondo, quindi questo crea abbastanza imprevedibilità alla partita. Assegniamo alla mensa, adesso io non mi ricordo dove è la mensa, clicco qui e glielo assegno a qua, da qua. Abbiamo la costruzione di case, quindi negli alloggi costruiamo 4 case. Le case hanno un generatore automatico di ossigeno e quindi, vabbè, qua ci chiede metallo, e ci vediamo all'interno gli abitanti che ci abitano, e hanno un generatore di ossigeno interno che possiamo mettere in pausa, insomma, oppure no. Però quando sono all'interno si toglieranno la tuta e la bombola. Per camminare più rapidamente non sono indispensabili, ma ci sono le strade, e quindi in questo caso noi andiamo a piazzare la strada. In questo caso non così, ho sbagliato. Andiamo a piazzare la strada, vedete, così. Vediamo se ce lo accettano. Ok, sto mandando tutto molto veloce, ma andiamo al tutorial dopo. L'ambientazione resta sempre questa, meno male, quello che abbiamo costruito dovrebbe rimanere in qualche modo. Ora, il vento. Ci viene spiegato che quando arriva il vento porta gas tossici e riduce il livello di ossigeno, quindi bisogna prepararsi ad affrontare questo evento. Vedete qua in alto che c'è il meteo. Quindi dobbiamo costruire una stazione meteo e una stazione meteo, una stazione medica. Mamma mia, io penso già alla fase da dire dopo, quindi a volte dico qualcosa di totalmente senza senso. Intanto abbiamo costruito la stazione medica, ci assegniamo 2 persone e ci lavorano. Quindi la gente, quando si ammala per questo meteo un po' difficoltoso, le nubi tossiche, i gas tossici, vanno lì e si curano. Ora, per produrre un quantitativo di carbone sufficiente, piazziamo una miniera di carbone su quel deposito che vi avevo detto prima. Acceleriamo i tempi e vediamo che vanno e lo costruiscono. Io per 15 euro lo trovo assolutamente sorprendente, perché mi sto divertendo di nuovo a rigiocare il tutorial e soprattutto a rispiegarvelo. Questo è un po' minaccioso. Quindi in questo caso andiamo alla miniera di carbone, qui, assegniamo 3 laboratori come dice il tutorial, e poi attendiamo che questi raccolgano il carbone. Qua vedete che ne abbiamo prodotto 10, 15, 20, 25, 30, e l'abbiamo prodotto. Ora abbiamo abbastanza carbone per i prossimi giorni di vento. Dobbiamo far funzionare i generatori in tutti gli edifici. I laboratori non consumano bombole quando il generatore è acceso, quindi in questo caso, questo è molto interessante come menu, abbiamo il centro dell'ossigeno e qua accendiamo tutti i generatori. Quindi ogni edificio andrà ad avere il proprio generatore funzionante. Ora,
Molto interessante anche questo perché abbiamo due indicatori qua sotto la barra di costruzione ed è la quantità di ossigeno presente in ogni edificio e il relativo consumo. E con questo vediamo quali vengono riforniti e il consumo energetico. Ora, questo è quello che vi dicevo prima, vi ho detto che l'avremmo visto. Vedete, questo era stato costruito sopra. Ma per l'estrattore di gas dobbiamo fare il centro di ricerca. Quindi andiamo in tecnologia, ricerca e lo piazziamo qua. Acceleriamo il tempo per vedere la costruzione veloce di questo edificio, perché sennò bisognerebbe aspettare. Assegniamo 3 dei nostri lavoratori lì e produciamo della raccolta di punti di ricerca. Ok, ne abbiamo presi 15, ora andiamo a vedere la ricerca. Vedete, la ricerca è composta da questo, facile, medio, difficile, più gli edifici speciali. In questo caso possiamo fare, vabbè, qua c'è il rifugio, qua c'è la serra, qua l'estrattore di gas, che poi ci porta comunque a sbloccare, vedete qua a destra, a sinistra, scusate, turbina d'acqua e pannello solare, stessa cosa qua. La serra ci porta alla cucina i semi di pomodoro, questo ci porta dal rifugio bifamiliare all'appartamento, abbiamo il torre di segnalazione, stazione di scatolamento, radar. Qua abbiamo la miniera di carbone, lavorazione metalli e cava, e poi ferramenta, officina ingranaggi e officina Kevlar. Prendiamo questo, lo sblocchiamo e lo abbiamo. Poi vabbè, c'è anche tutta questa in mezzo, insomma questa, questa e questa. Insomma, di cose ce ne sono. Ora costruiamo l'estrattore di gas che abbiamo ricercato in energia estrattore di gas e lo possiamo piazzare sopra uno di questi. Lo metto lì. Quello intanto è esploso, abbiamo aspettato troppo, poi tra tutto, quindi lo costruiamo qui, vediamo se ce la facciamo. Ok, abbiamo protetto la gente da una possibile esplosione. Le crepe possono verificarsi ovunque. Ora dice prendetevi cura degli alberi morti, quindi noi adesso prendiamo questo, ci assegniamo uno della forza lavoro e per farlo dobbiamo anche produrre acqua. In questo caso ci viene segnalato che non c'è nessuno assegnato, quindi assegniamo qualcuno all'acqua e anche alla pesca, anche se in realtà qua non ci viene richiesto. Comunque vedete la gente che va, prende e va e lavora e ricominciano a funzionare, cioè proprio l'edificio si anima e quindi la ruota qui delle stazioni dell'acqua si sta... Ok, intanto vedete che questo sta riportando l'albero al suo antico splendore. Continuiamo con il terzo tutorial. Ora si parla di fiducia nella gente. Qua abbiamo la fiducia, vediamo il voto di fiducia che abbiamo, le persone, la popolazione, i punti che abbiamo in esplorazione, edifici, prestazioni, compiti, alberi, insomma dobbiamo avere il sostegno della popolazione e quindi il gioco ci fa costruire un caffè. Come vedete, li abbiamo visti prima, il tempio, il cimitero, cioè ci sono tante cose che si possono fare. Acceleriamo il tempo e andiamo a vedere la costruzione del caffè. Edificio appunto per la socializzazione, quindi per migliorare quello che vedono i nostri cittadini. Concentriamoci ora su... Vabbè, io su questo non sono d'accordo, questa è la scena, comunque ci fa costruire la stella e la facciamo, che è un edificio. Una decorazione. Ora costruiamo una bifamiliare che, come abbiamo visto prima, è il frutto della ricerca, qui me la fa fare, ne faccio 2, quindi andiamo velocemente, i nostri minion escono e vanno e costruiscono, portano gli edifici. Ah, questo qua è il deposito, ecco il magazzino, insomma, dove ci sono dentro tutte le risorse fino a un massimo di 1500, quindi vanno a prendere il magazzino più vicino per qualora ne avessimo più di uno. Intanto abbiamo fatto una casa, ne abbiamo fatte 2. Costruiamo il tempio per la spiritualità, che anche questo è importante. Mi ricorda anche un altro gioco, End World, mi pare si chiami. End Zone, vabbè, insomma ne ho fatti tantissimi di questo tipo. Però questo devo dire sorprendente perché non me l'aspettavo. È abbastanza originale come tematica, ossigeno, insomma, catastrofe. Non è il classico radioattivo, ma questa cosa dei vulcani che escono sotto la terra è molto, molto interessante. E vedete che stiamo guadagnando punti qua in basso. Costruiamo un'area giochi per bambini, ok, perché poi i bambini crescono a... mentre invece costruendo le case poi la gente può riprodursi, quindi andiamo ad aumentare col tempo la popolazione oltre che farla arrivare, insomma. Ma a questo ci arriviamo adesso perché c'è l'ultimo tutorial. Non sarà un video lunghissimo questo, a meno che adesso io non so quanto tempo sto registrando, ma vado a sentimento. Costruiamo il molo sottomarino. Qui
ci consente di ricevere visite dai sottomarini, perché una volta che l'avremo costruito, qua ci dice che non c'è nessun sottomarino in arrivo, ma poi arriveranno. Ora, Outer Space, lo scartarificio di Saltonno, e qua andremo a produrre cibo. Ovviamente qua ci sta facendo costruire tutto con delle risorse che noi abbiamo già, poi in realtà quando giochiamo la nostra partita dovremo amministrare tante cose. Assegniamo lavori e produciamo pesce in scatola, quindi dovremo anche estrarre il pesce. Io adesso assegno un paio di lavoratori anche lì, ma anche se tutto arriva avanti lo stesso. Abbiamo portato tutti i materiali, costruiscono, smontano le impalcature. Assegniamo 3 persone e produciamo pesce in scatola. Possiamo produrre tanto pesce in scatola, ok. Ora inizia l'ultima parte, quella, vedete che qua sotto abbiamo visto che c'è il voto di fiducia, le statistiche, che sono tutte le statistiche delle varie persone, la popolazione, la produzione, i rapporti annuali, i compiti. Abbiamo le costruzioni, abbiamo visto sotto i due filtri per vedere chi ha rifornito bene l'ossigeno di corrente, la ricerca, ma ci mancano questi due, la torre di segnalazione e il radar. Infatti stiamo andando a ovviare a questo problema. La torre di segnalazione la piazziamo e poi faremo il radar, e quindi andremo a vedere come funziona questa cosa, perché sarà possibile, da quanto ho capito, mandare anche la gente in spedizione. Adesso vediamo, perché il tutorial finirà, vediamo se riusciamo a continuarlo un attimo. Vedete che qui abbiamo questo, non c'è, possiamo scoprire i luoghi, ma abbiamo la torre di segnalazione, ma ci manca il radar, quindi vedete che qua possiamo vedere e andare ad assegnare la torre di segnalazione e le persone. Assegniamo una persona. Ora costruiamo un radar. Il radar lo mettiamo lì. Vedete che intanto qua tutto continua, tutto molto, molto carino. Si fanno un po' ridere con queste tute così colorate, ma va bene. Mi ricorda proprio Power Wash o i Power Ranger, insomma. Intanto portano tutti i materiali dal magazzino, li portano là e poi iniziano la costruzione. Adesso che abbiamo il radar, il tutorial tecnicamente dovrebbe finire e dovremmo poter continuare. Assegno una persona, no, posso tornare solo al menu principale, quindi non avremo modo di continuare. La partita è qui, vedete, gioca i tutorial, io li ho giocati 2 volte, mi sono divertito. Possiamo fare il numero di coloni, giocarla facile, difficile, meno, male, modalità di costruzione, relax, dare un nome alla mappa iniziale, fiumi gemelli, canyon, possiamo fare veramente ogni genere di cosa, i compiti, tutto già studiato, no, è la ricerca, e qua si avvia la partita. Io ho preferito farvi il tutorial perché così l'abbiamo scoperto insieme, sapevo già comunque dove andava il tutorial, però questo è il canyon con tutto da poter fare. Abbiamo un nuovo compito. Cominciamo i bisogni primari, acqua, cibo e casa. Il gioco ci aiuta con queste missioncine. Abbiamo la neve che arriverà nei prossimi giorni. Abbiamo 16 persone. Sono bambini 2 e 14 adulti. Quindi dobbiamo andare a... E sono tutti senza tetto, quindi dobbiamo fare la mappa container. E il gioco ci dà le location dove poterlo fare. In realtà dove vogliamo, perché in questo caso non... Qua ci sono degli appartamenti abbandonati e possiamo mandare la gente con i centri di raccolta a recuperare plastica, mattone, metallo. Questa è una cosa che poi il tutorial non ha sottolineato tantissimo, ma che poi, vabbè, noi sappiamo che qua c'è, e quindi dobbiamo fare il magazzino che dovrebbe già essere qui e andare a mandare gente ad accumulare, poi iniziare la costruzione degli edifici, poi la generazione di una fonte di energia. Qua c'è carbone, tecnicamente produrrà carbone per sempre. Poi potremo passare a metodi, diciamo, più puliti, e ce lo dice anche il gioco: fai l'energia da il vento, mi pare di no, dal solare, insomma, o dai gas. Ragazzi, questo era Oxygen. Io lo trovo un gioco assolutamente notevole e inaspettato. Fatemi sapere anche voi che cosa ne pensate. Se ovviamente vi piacciono questi giochi, calcolate che è in italiano e costa solo 14,79 €. È uscito il 7 di aprile. Attendo il vostro parere con curiosità qua sotto. Alla prossima e ciao ciao.